sono definitivamente uno che in qualche modo ha creato un'impronta sulla ristorazione italiana a New York. Ma tornando ai vecchi tempi degli anni Ottanta, che si parla di 24-25 anni fa ora, e devo dire anche che la New York degli anni Ottanta era una New York eccezionale, piena di artisti, piena di gente un po' stravagante, se vuoi, però con grandi talenti in giro, almeno a livello di quelli che erano i clienti dei miei ristoranti. Ho conosciuto tra le persone più incredibili che puoi incontrare qui in America: Andy Warhol, Bob De Niro, John Cassavetes, Ben Gazzara, grandi pittori come Jasper Johns, grandi fotografi come Robert Mapplethorpe, Keith Haring, cliente mio, Francesco Clement, Julian Schnabel, Leo Castelli, grande gallerista Leo Castelli, attraverso cui passavano tutti. E io, capito, arrivai qui sperando di stare 6 mesi fino a che i miei motivi di leva militare fossero risolti in Italia, e poi mi sono ritrovato ad aprire il mio primo ristorante, il Cantinori, nell'ottobre dell'83, nella 10ª strada, in una zona che si chiama University Place.